L'iniziativa è una preparazione per il 18 e il 19 a Roma, per una manifestazione che ci porta a rivendicare il diritto di casa, reddito e lavoro. Quindi questo di oggi è una di queste iniziative che ci porta a questa data qua, e questo è il motivo per il quale oggi siamo qua, per protestare per questi diritti fondamentali di tutti gli esseri umani. E come presidente del comitato di Zingonia siamo venuti anche noi a partecipare a questa manifestazione che ci porta a quella di Roma il 18 e 19. Allora, Asia oggi torna in piazza per portare di nuovo alla ribalta il tema degli sfitti pubblici nel comune di Bergamo. Come già abbiamo molto modo di dimostrare nel maggio scorso, sono 200 ad oggi gli sfitti pubblici che non vengono assegnati, nonostante a bando ci siano 950 persone idonee ad avere la casa. Noi crediamo che il diritto alla casa sia assoluto e sia da dover garantire. Quindi oggi siamo di nuovo qui di fronte al comune per chiedere di nuovo che queste case vengano assegnate alla gente comune, alla gente che ne ha bisogno, alla gente che ne ha diritto. Assieme a questo oggi portiamo in piazza il tema delle caserme vuote, che a Bergamo è un tema scottante, è un tema molto grande. Ci sono caserme che potrebbero essere riutilizzate a scopi abitativi, le abbiamo censite, sono 6 e invece sono vuote, e l'idea del comune di Bergamo è quella di spendere il patrimonio pubblico in funzione di non si sa bene cosa. Ora oggi noi chiediamo diritto alla casa e rilanciamo in direzione 19 ottobre per una sollevazione generale, tutti a Roma per difendere questo diritto. Io ho fatto demanda al caso popolare 12 anni fa, io ho un caro sospettare e loro, cosa dissi loro, perché il caso popolare è vuoto ma non ho ancora dato in me, io sospettare, io sono qui. E voi via Carnavale, Bergamo, non riesco a pagare niente, io sono a soffrire così.